Com'è stato questo concorso? Alla grande, già ci vediamo sul camion. Una bella avventura. Spero che non sia la solita pagliacciata, ma veramente dia un'opportunità a qualcuno. Tanti partecipanti, ci si avvilisce un poco quando si vede tutte le persone che partecipano. Ho visto veramente persone di tutte le età e di tutte... Non mi aspettavo, sinceramente, perché veramente persone molto avanti in età. E questa è la tristezza di questa cosa, molto, da perché qualsiasi che... fascia d'età, che c'è l'esigenza di lavorare ma non c'è lavoro. Ci sono solo 500 posti e ce ne sono 20.000 persone là fuori, vuol dire che stanno 20.000 persone che, detto napoletanamente, si muoiono di fame. E arrivato a questo punto, secondo me, non è tanto strano, perché questi ragazzi laureati o vanno via dall'Italia oppure provano ad avere un posto nella SIA. Sono laureata, sì. Ci sono 1200 laureati iscritti al concorso, questo ci fa capire la nostra piega sociale. E io, diciamo che mi metto in gioco, dai. Qui non ci sono tante opportunità, tanti concorsi del genere, quindi quella volta che escono mi sembra normale che tutti quanti provano a cogliere l'opportunità di partecipare. Secondo te è denigrante per uno che comunque ha studiato partecipare a questo tipo di concorso? Sì, ci dovrebbe essere un lavoro, non per denigrare il lavoro, però una persona che ha studiato merita altro. Però comunque sta qua a fare il concorso. Perché purtroppo qua non c'è, con la speranza di rimanere nella propria città. Ed è un peccato, perché comunque se tu pensi tutti i sacrifici che ci sono per arrivare al punto dove è arrivato un laureato che si deve mettere, ma non per il senso del mestiere, della spazzatura, la SIA o quello che sia, però magari uno sceglie un orientamento anche scolastico per arrivare a un punto, un sogno, un progetto che ha, quindi... Chi ha un diploma, una laurea, io c'ho una terza media, purtroppo siamo nella stessa barca tutti quanti. Negli ultimi tempi si affronta sempre la problematica, o meglio una problematica che affrontano i commercianti e gli imprenditori che non riescono a trovare dipendenti, ma ciò avviene per il semplice motivo che le paghe sono da fame e quindi dal momento in cui c'è la SIA, che è una società seria e quindi paga in tutto e per tutto, indipendentemente dal lavoro che uno dovrà andare a fare, uno lo va a fare. Sto lavorando in un centro Vodafone proprio per arrangiare, diciamo. Con la speranza magari questo qua sia qualcosa di meglio. Tu da dove vieni? Da Palermo. Quanti anni hai? 40. Sono un vigile del fuoco discontinuo, sono messo in graduatoria per entrare, però non si sa quando. Nel frattempo vediamo cosa posso prendere. Ho lavorato, lavoro molto in nero perché giustamente la città questo offre. C'è un melting pot di sociale, insomma, dallo studente neolaureato all'operaio, anche al libero professionista che magari cerca anche lui una stabilità. Io lo faccio per cercare di avere un posto fisso, come si dice a Napoli. Però ho la sensazione che sia un bel bluff, perché ci sono domande non inerenti. Eccoci qua, ci siamo. La prima domanda: dove nasce il valzer? Ce ne sono molte, molte di bizzarre, di domande. Cioè, a me è stata chiesta chi cantava una canzone degli anni 60, non ho potuto rispondere, avendo 20 anni, non ho idea. Queste domande sono di natura, di cultura generale, però non vedo il nesso con poi il lavoro pratico, ecco. Mi aspettavo sinceramente che facessero domande, diciamo, un po' più sull'argomento. Sul tipo di lavoro? Sì, sul tipo di lavoro. La maggior parte delle domande erano un po' lontane dal lavoro che dovremmo fare. Le domande, qualcuno dice che le ha trovate un po' strane considerando il tipo di lavoro che poi vi non si richiede. Inerenti a quello che siamo venuti a fare qua. Dalla scuderia della Ferrari, qualcosa sul calcio, su fatti avvenuti tantissimi tempo fa. Che c'entra con la raccolta rifiuti questo? Niente, zero. I primi giochi olimpici, dove si tennero? Ci sono in percentuale molte più domande di cultura generale che quelle poi inerenti al lavoro che uno dovrebbe andare ad affrontare, quindi non so, tipo igiene ambientale, sicurezza sul lavoro. Probabilmente, essendo tante domande, tante persone, le domande devono essere le più disparate, quindi devono dare la possibilità un po' a tutti di poter avere accesso a questo tipo di graduatori.